Si scalda la situa, non so se ce la facciamo. Boom! Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon GO e oggi, come da titolo, andiamo a portarvi un nuovo episodio per quanto riguarda la Coppa Halloween. Rega, lì è una delle coppe che ci ha gasato di più, dunque finché è on fire la utilizziamo e vi mostriamo un nuovo team. Non so bene chi avrò messo in copertina perché ci sono due Pokémon veramente incredibili nel team. Adesso andiamo subito a vederceli e poi andiamo a fare la reazione a caldo e chi avrà spaccato di più lo metteremo nelle copertine. Vai, lì, andiamo a vedere la presentazione. Ringrazio Guerciots ovviamente per aver mandato questo set di lotte. Ricordo che potete mandare anche voi Pokémon per la Top Fight of the Week. Il primo è appunto un Mandibuzz e tre Lamori picca e rassalto come moveset. Valutazione ragazzi 11-14-11, quindi buono, Pito in cassà. Vorrei sapere bene cosa vuol dire questo nome, se vedi il video commenta e faccelo sapere come mai l'hai chiamato così. Nido qui nel back, valutazione 15-15-14, buon Nido qui, raga, qui vediamo. Veleno puntura, già forza e veleno denti, pronto anche per salire in ultra direi. Comunque sì raga, l'ultimo è lui, Trevenant, ne abbiamo parlato nell'ultimo video. E la sua valutazione è di un 5-7-12, 5-8-12. Ombra artigli, palla ombra, semibomba come moveset. Finalmente andremo a vedere se Trevenant veramente mangia tutto, raga. È nel back, quindi entrerà quando servirà, penso. Mandibuzz come leader metterà una pressione incredibile, quindi vedremo chi si guadagnerà la copertina del titolo, raga, tra poco, subito dopo la sigla, raga. Yo! Ed eccoci qua ragazzi, con Guerciots siamo intorno ai 2300 punti, raga, ho guardato prima mentre preparavo per la reazione a caldo. Siamo contro Piar Cola Cola, quindi va lì per lei, entra un Haunter e raga, ovviamente entriamo subito mettendo pressione in super efficace, entriamo subito con ripicca, facciamo bruciare gli scudi ai nostri opponenti, raga, che non sanno bene come gestire evidentemente la situazione perché non sta scappando, raga. Tra l'altro lagga un pochino, molto bene per noi, possiamo incassare tranquillamente anche un fango bomba. Come sapete appunto Mandibuzz è veramente un aereo, di un tanky favoloso per questa coppa, Lungron con le ali. Entra un Drapion, noi entriamo subito con la mossa di tipo volante a mettere pressione anche su Drapion, che probabilmente sperava di incassare un ripicca in non molto efficace cercando di guadagnare tempo. Adesso io penso entriamo con Nidoqueen, anche se comunque con Idrondata ci darebbe fastidio Drapion, infatti Guerciots, che probabilmente conosce molto meglio di me il suo team, decide di rimanere all'interno e incassare. Adesso penso appunto comunque entrare con Nidoqueen. Allora ti dico che avresti potuto cambiare per non perdere insomma un Mandibuzz che avrebbe mangiato tutto. Il nostro opponente vede Nidoqueen e Lefta, quindi aveva già capito che avevamo distrutto tutto il team, raga. Molto bene questa vittoria. Prossimo match siamo contro Pink Pishes. Bella lì per Pink Pishes. Entriamo contro un Nidoqueen, quindi la lead abbastanza stabile. Noi siamo abbastanza in una situazione buona, dato che a meno che non abbia la mossa caricata di tipo roccia, non molto vista in Nidoqueen, ma che era consigliata insomma per questa coppa, perché appunto in questa situazione avrebbe potuto portargli veramente dei vantaggi molto buoni. E rientra Drapion, sembra che si riproponga allo schema di prima, per noi va benissimo, vediamo che comunque gli ha messo dei matchup molto buoni. Rientriamo nuovamente, raga, con la mossa di tipo volante, mettiamo una pressione incredibile con questo Mandibuzz che come leader veramente sta facendo un lavoro incredibile. Speriamo di vedere anche Trevenant comunque, e non che i nostri avversari si continuino a rendere, perché non mi piacerebbe molto come situazione, raga. Entra Drapion, entra con Sgranocchio, mi aspettavo un Idrondato che comunque sarebbe entrato in super efficace e avrà fatto più o meno gli stessi danni, ma magari il nostro opponent non ce l'ha nel moveset o non l'ha voluto utilizzare. Vediamo un po' come risponde, abbiamo ancora tutti e due scudi, siamo leggermente in vantaggio. Rientra con Nidoqueen il nostro opponent, quindi questo ci fa capire o comunque presagire che Nidoqueen ci potrebbe servire successivamente, perché altrimenti avrebbe schierato il suo ultimo Pokémon. Proteggiamo Nidoqueen, giusto, anche lei entra con Veleno Denti. Qui entriamo con Geoforza, vediamo se abbiamo il primo boom KO della giornata ragazzi.
E non ce l'abbiamo, il nostro avversario sfrutta molto bene gli scudi. Io qua a questo punto avrei anche detto faccio andare giù Nido qui nel retro con Trevenant e mangio tutto. Comunque è strano che il nostro opponent sia entrato con Nidoqueen, quindi stiamo a vedere perché è veramente incandescente la lotta, raga, qui. Ora purtroppo andrà giù, però le abbiamo tolto molto difesa, quindi la farmeremo giù senza neanche usare delle caricate con Trevenant. Adesso vediamo cosa entra. Raga, è entrato un Vagabond Galvantula, scusatemi, io l'ho rinominato Vagabond e quindi mi è venuto quello come nome, shottato da palla ombra, shottato. C'è entrato Trevenant e così l'abbiamo killato, raga. Vediamoci subito il prossimo match. Trevenant ha una potenza di fuoco incredibile, come vedete. Allora, ragazzi, entriamo contro un Dragalge, quindi una lead sempre solida per noi per il momento. Mandibuzz si sta rivelando un leader veramente ottimo per questa coppa. Veramente indiscutibile. Lui è entrato con un Mandibuzz a sua volta per cercare di arginare le sue perdite. Ovviamente entriamo con Nidoqueen perché contro Dragalge non avrebbe vita facile, quindi ci teniamo appunto un Trevenant dietro per probabilmente parlare con Dragalge di come sta andando la situazione, oppure appunto rientreremo con Mandibuzz per mangiarcelo. Adesso stiamo a vedere perché comunque ricordiamo che prendiamo danno di tipo normale con Trevenant dai veleno. Qui abbiamo farmato molto bene con Nidoqueen. I miei complimenti qui a Guerchot che si dimostra un player veramente forte, raga. E entriamo subito con GioForza, vediamo se non viene scudato, raga, incredibile. Boom, rega! Da quanto? Era da un bel po' che non usciva questo boom, rega. Wow, mamma mia, ma che play sta facendo? Cioè, io sono un po' tranquillo, un po' intasato qua col naso, ma raga, incredibile, ancora siamo a 2321 punti, raga, cioè, no joke, raga, cioè, giocatori che hanno proprio voglia di giocare. Entriamo contro un Galvantula, qui ha una lead finalmente in cui vediamo un po' in difficoltà. Guerchot entra a salto, giustamente non scudato. Bella previsione, raga. Questo qui è un errore tipico che viene fatto, ne abbiamo parlato sui consigli per le lotte, vi lascio il video qua, raga, guardatevelo. Entra, ragazzi, un Froslass, noi rimpieghiamo su Nidoqueen, non so quanto sia la mossa più giusta perché ricordo che comunque lui ha le mosse tipo ghiaccio che entrano in super efficace, ma abbiamo due scudi, quindi lo possiamo gestire, raga. Andiamo subito su GioForza, tanto lui ha finito gli scudi. Perfetto, vediamo un altro shot da parte di Nidoqueen, che qua, raga, sta facendo veramente lei il game. Veramente, cioè, io ho detto metteremo in copertina o Mandibuzz o Trevenant in base a cosa distruggerà, ma raga, Nidoqueen, vogliamo parlare di Nidoqueen? Ne abbiamo già parlato su un botto di video, raga, Nidoqueen veramente incredibile. Entriamo con Trevenant e qua lui si trova locked con Galvantula in una lead veramente paurosamente distruttiva, raga. Anche se entriamo con Semebomba veramente ce lo trituriamo perché Galvantula senza scudi ha un potere offensivo incredibile, ma incassa male, raga. Bellissimo Pokémon comunque che a me piace moltissimo. Qua, raga, vediamo un Drapion che rientra. Non serve a niente entrare con Palla Ombra perché lui è di tipo buio, però non serve neanche servito entrare con Semebomba perché ovviamente lui è anche di tipo veleno, quindi insomma un counter incredibile per Trevenant che comunque gli ha tolto un bel po' di vita. Ora rientriamo con Mandibuzz sperando in un'idrondata, penso. Entra invece uno Sgranocchio che comunque non ci fa veramente nulla al nostro avversario. Questo è nuovamente alla resa, raga, che team ha portato, raga, cioè. Io Mandibuzz per dirvi non l'ho ancora buildato e neanche Trevenant perché sto aspettando un player per fare gli scambi. Prossimo match, ovviamente, siamo contro Marcos Boni 01. Ultimo match che a questo punto mi viene da dire, raga, possiamo vincere. Ok, finalmente una lead molto svantaggiosa per noi, vediamo se si porta a casa. Ho parlato forse troppo presto, vediamo se riusciamo a portarci a casa tutti i match. Comunque, entriamo subito con la mossa di tipo volante. Lui rimane dentro, raga, penso sia settato con gel raggio e carineria questo Azumarill, quindi veramente pesante per noi la situazione. Entra in super efficace, raga, e comunque rimane in piedi Mandibuzz. Mandibuzz, che aeroplano, raga! Che leader! Cioè, sta dando filo da torcere a un suo counter, ragazzi! E non accenna a fermarsi. Ora vedremo l'ingresso di Trevenant per forza, ragazzi. Qui il nostro opponente, secondo me, doveva tirare due volte il giallo raggio che ci mette meno. Invece, ragazzi, entra Nidoqueen che si farma per bene il nostro opponente. Ora, ragazzi, è entrato
un Wormadam Thrash. Anche il nostro opponent ha un team molto interessante. Purtroppo per lui è andato con Wormadam Thrash, che sarebbe servito molto meglio come counter per il nostro amico qui dietro di Trevenant. Comunque la mossa veloce di tipo psico, ricordiamo che quindi fa il suo veramente un botto, perché toglie tantissimo al nostro Nido Queen. Entriamo con Gio Forza, vediamo se riusciamo a fare di nuovo il game. No, questa volta ci murano, raga. Sono rimasto così sull'attenti, ma non è successo. Adesso, ragazzi, noi comunque dobbiamo proteggerci e sperare che Trevenant possa dialogare in modo positivo per noi, ovviamente, contro l'ultimo Pokémon. Bella l'entrata con Sione Bomba e il farming, così che abbiamo un bel po' di vantaggio di energia sull'ultimo Pokémon. Wow, l'ultimo Pokémon è uno Scizor, raga. Si scalda la situa, non so se ce la facciamo. Boom! What? Raga, palla ombra, ha shottato Scizor, non ha avuto possibilità di replica e vinciamo anche l'ultimo match in modo incredibile, raga. 5 vittorie, vediamo cosa gli danno come premio che si merita, raga. Vediamolo, vogliamo vedere l'ultimo, il Pokémon che vai a prenderti, Charmeleon. Ricordo sempre che finché arriva Alolan, dare le bacche Ananas, non le bacche Lampon, che tanto sono catture assicurate e Charmeleon vi dà. Con le bacche Ananas normalmente me ne dà 10 di caramelle. Ad Halloween ve ne dà 20, raga, cioè farmate 20 caramelle in un colpo solo. Quindi questa è l'unica pecca che ti dico, perché veramente dei game esagerati, cioè multifold da parte dei nostri opponenti a 2300 punti e veramente ben giocate, raga. Abbiamo qui un top squad super consigliato, ragazzi. Come vedete si è triturata veramente l'impossibile, entrando anche in una lead veramente svantaggiosa, ma Handybuzz ha preso il suo. Niente raga, io vi saluto, vi ricordo come sempre che abbiamo il gruppo Telegram in cui ci scambiamo consigli sulle lotte, visto che non l'ho fatto all'inizio, e che ho anche un Instagram dove porto aggiornamenti più veloci che nei video e dove porto anche dei team consigliati da me per farvi giocare meglio nelle varie coppie, raga. Detto questo, raga, io vi saluto, grazie a tutti e bella lì, yo!